Buon pomeriggio, ciao a tutti cari amici miei, benvenuti. Grazie Simon per il ride, l'ho visto adesso, grazie mille. Ciao Simon, quindi televisione, Berti, Human Beacon, Sky Goal, Cleveland, Pinos, Legendarius, Harry Pinos, Harry Maguire. Harry Maguire! Ci sono tutti. Ciao Aki, Sky Goal, Strato, Miss Bestivi, come state? Ciao Phil Far, Mujiwa. Signori miei, aspetta che non ho aggiornato il sub goal. Eccolo qua, c'è sempre quello di Empileon di ieri. Male dentini, mi sto abituando mezza. Staff bono che mi sto abituando. Devo dare pure cacao, quello sì, perché lavandomi i denti 5-6 volte al giorno ho le labbra. Guarda, chi uguale, stressato come un maiale, ma paradossalmente i momenti di svago sono quelli qui con voi, quindi guarda, sono contento. Allora, come me le sistemo le finestre? Eccoci qua. Allora, signori, è cominciata una nuova season, c'è un nuovo season pass. Sono un po' indeciso. Ciao Trizio, ciao Bomar. Perché sarei onestamente per fare la shoppata massima, quella proprio da 90 euro, e comprare il pack dei pack, che vi faccio vedere quale. Questo qui costa 109 sul sito, costa 90. Perché comunque sì, so soldi, però dai, cioè, si reinveste anche un po' nelle live del canale, perché io Marvel Snap lo voglio portare, mi piace, ma voglio andare più su e voglio andare su velocemente. Ci potremmo arrivare serenamente magari in un mese o due, nerdandoci di brutto, però pay to skip lo posso affrontare, eh? Dai Skygoler, forza, ti aspettiamo alla TARL, muoviti. Se poi mi date anche una manina con qualche abbonamento regalato, io ho messo 40, io direi che è arrivato il bonifico dello sponsor. Sì, esatto, AD, certo, ciao Albi, grandissimo. Dillo che sarai bella pil 5 di Snap. Non so neanche come funzioni la pil di Snap, perché vi dico la verità, non ho neanche proprio avuto il tempo di... Ciao Rudoski, grazie del settimo. Ecco, si comincia, perfetto. Io vi dico la verità, ragazzi, cioè contro ogni legge del marketing, non vi sto a mettere il se si fa 40 abbonamenti allora shoppo e basta. Dopodiché, se volete darci una mano, bene, ma io sarei per farlo comunque. Ciao Entity, quel bundle comunque è una mezza truffa, occhio. Perché una mezza truffa? Spiega, se c'è qualcosa di più vantaggioso io lo faccio per voi. Esatto, mezzo. No, il concetto è sostanzialmente quello. Allora, intanto si prende 50 crediti a gratis, insomma gratis. Non si, come dire, rifiuta neanche un cartone di maroni. Questo è il pass Black Widow. Che comunque prenderei anche quello. Serve prendere pass e roba. No, mi alletta chiaramente. Maxella ha pagato? No. Mi ha letto ovviamente questi 12.500 crediti, perché mi permettono di poter salire di collezione. Perché mi dava le notifiche? Ok, niente, posto. Inizia la pill, pazzesco, iniziata la pill. Ciao Morlacchi. Ma quanto sei di collezione? Allora, di collezione non sono neanche bassissimo. Cioè sì, sono basso, ma nel senso non così basso. Siamo al livello 611, capito? Più che altro mi mancano delle carte che mi bloccano veramente tantissimo. Mi bloccano veramente tantissimo. Poi ho avuto anche un consiglio da un amico su un mazzetto da fare. Tanto se all'ascolto il buon Diego, lo salutiamo.
dopo lo proviamo insieme, un po' un antimeta, insomma, una roba. Però, boh, che dite? Si prende il Season Pass. Che cambia fra il Season Pass e il Season Pass Premium? Ah, mi sboccia 10 livelli così. No, Azarius, però, ok, non dà né token né niente, però dà quello che mi serve, capito? Cioè, è proprio quello per levellare la collezione. Si fa sta pazzia? Che poi vi ripeto, non è pazzia, perché io vi voglio dare dimostrazione che ci credo in questo contenuto e che mi piace. Allora, intanto prendo il pass premium, allora. Cambio schermata perché così non rivelo le mie informazioni. Allora. Conferma. PayPal. Azarius, io di lavoro faccio lo streamer, ti torna? Lo so benissimo che sto comprando della roba per un gioco che un domani non rivendo in borsa. Sto spendendo soldi per darvi un contenuto migliore. Secondo me è una cosa che va solo apprezzata, no? È quello che sto facendo, San. Sto prendendolo infatti dal sito in filippino. Vi ripeto, non vi metto sub goal, non vi metto, ah, se si fa 40 abbonamenti lo compro. Lo compro a prescindere. Dopodiché, se mi volete supportare, volete supportare la serie, io non vi dico di no. Se magari regalate qualche abbonamento, o magari qualcuno di voi si. La Mari ha detto che si vede che fai la dieta. È vero, ringrazio, è vero. Mi vedo anch'io dimagrito in volto. Grande Mari. Sempre occhio attento, le donne. Signora Gini. Il 56 su 70 è di ieri. Sì, è di ieri ovviamente. Infatti andiamo a... Oggi siamo a 1 di 40. Insomma, piatto piange. Allora, stiamo prendendo intanto il Season Pass. Sono allergico alla spesa dei soldi. Non è vero. Grazie Pinos per i due. Allora, tanto il Season Pass l'abbiamo preso. Sarebbe meraviglioso fosse così musco. E va bene ragazzi, vaffanculo, prendiamo anche l'altro. Prendiamo anche quello da... Basta, oggi 100 euro per una live di Marvel Snap. Vabbè. Cioè, per una live, per tante live di Marvel Snap. Vabbè. Dai. E quanto viene in euro? Perché sono soldi filippini. Ciao Francesco, sono io, questo è PayPal. Sicuro che vuole spendere 88 euro di niente? Sì, sono sicuro, è il pubblico che me lo chiede. Unissimo, grazie mille. Payment successful, vai. È andata ragazzi. Buono. Quindi io devo chiudere Marvel Snap e riaprirlo. Andiamo.
Vai. Ci siamo. Eccoci qua. Vai. Sono un uomo di parola io. Quasi hype train, quasi hype train, direi che non c'è momento migliore. Allora, come potete vedere, abbiamo 12.000 e passa crediti. E abbiamo anche season pass. 100 pippoli per voi. Altro che AD. Pinus, ne regala 5. Pinus, non devi fare tutto a te. Ok. Ora non dobbiamo fare i coglioni, grazie Pinus. Dobbiamo spenderli bene. Dobbiamo spenderli bene, nel senso. Ci mettiamo a migliorare la collezione, ragazzi. Chiaramente ora sono tutti migliorabili perché abbiamo... Vi faccio una domanda. Se li miglioro una alla volta, conviene o conviene tipo andare già infinito? E piglio più 30, cioè, capito cosa voglio dire? C'è un risparmio? 10, 30, 40, 60, 100, cioè 200, 250. Non cambia nulla. Vado dritto a infinito. Ok, ragazzi, ora parte il divertimento. Già che ci sono, io mi metterei a... Non hai la chat a schermo? Sì, lo so. Sul Marvel Snap tenderei a non metterla perché poi ci metto i tracker. Però fin quando non abbiamo i tracker, dici te, ce la possiamo anche mettere. Si vede un cazzo uguale, ma magari chi si riguarda la live nei VOD. L'unica che conviene è fare da bianchi a verdi. Ok. Che si fa? Tipo, bachi, temi casi. Ah, però non ho le... pallettine. Vabbè, Storm. Infinity. Si parte. Hai fatto bene, coach. Hai fatto benissimo. Raga, 50 secondi. Se qualcuno si abbona, regala, parte live train. Dai. Oggi. Crediti al massimo. E allora mi conviene intanto spendere. Come me la dà anche in front? Vabbè. Ok, Albi, grazie. Ma me godo. Ok, allora ora li posso prendere. Green Goblin, questa carta cambia l'altra. Vabbè. Oh, ditemi se si sbusta roba ci serve, eh. Ecco, questa l'ho vista in alcuni mazzi, può essere? L'ho vista nei mazzi collector. In Loki, se si riuscisse a sbustare Loki, ragazzi. Io non posso mai preferito. Loki non lo puoi sbustare da ste casse. Eh no. Perché io non voglio fare lei, solo lei, Storm. Che cazzo me ne frega. Deathlook, Deathlook mi garba. Infinity.
È godereccia questa cosa, ve lo dico. Se si piglia crediti. Gettone collezionista, crediti. Bust. Assegna tutte le carte nella tua mano, 3 di forza. Vabbè. Carta Marvel. El Cao. Questa l'ho vista. Dici, questa è buona, Bust? Nel discard. Black Panther, la forza di questa carta viene raddoppiata. Vabbè, una 5-8 non è male se la metti nei campi, soprattutto immagino dove ci sia l'effetto della scoperta raddoppiati, ecco. Colin Hellcow, forti per il discard. Dice il nostro Albertone. Allora, poi Angel, mi stanco sulle palle. Beh, qualcuno che mi piace, tipo Wolverine. Bello Wolverine. Io lo sapete, io vorrei fare in mazzo con Krull, ragazzi. Knull, che cazzo si chiama. Però devo trovare. Devo trovare Venom, quella robaccia là. Gettone collezionista. Iceman. Queste sono bellissime, Berti. Knull sta nel pool della Spotlight. Spiega Azza. Ciao Lomb, grazie del decimo. Dateci dentro, ragazzi. Ho speso 100 euro. Via giù, Angelo, vai. Ciao Seba. Grazie mille del quinto. La cassa delle chiavi in basso a sinistra nella scalata verde. Qui. Come faccio a prenderle? Devo prendere 4 chiavi, ora ce ne sarà uno. Moon Knight. Queste sono proprio belle, ragazzi. Quando scarti questa carta alla tua mano, aggiungi a essa 3 carte casuali. Figa. Ma faremo mai. Ciao Big Angels, abbiamo speso 100 euro di... Me ne serve 4. Con 4 di queste o posso già prenderlo. Ovviamente. A me a caso, non posso scegliere. Cioè non posso venire qui e dire voglio Knull. No, ma ha sbloccato quella. Non male. Va bene, sì, questa l'ho vista in alcuni deck. Non ho ancora capito. Dice buona con Loki. Ma fin quando non abbiamo Loki, amici miei. Vabbè. Calma. Andiamo via a sbustare. Poi un altro in Migasa. Odino. Però non posso. Thor fa un po' cagare, però. Vabbè. È giusto per scalare. Infinity. È Jane Foster. Verity. Rogue. Questo l'avevo visto. Angel. Collezionista. Dai, ho bisogno di carte, io. Voglio Loki. In realtà voglio anche Venom. Voglio un po' troppe robe. Quando è la prossima chiave? Se ciao, all'8.50. 8.50 ci si dovrebbe arrivare. Manting, vi?
ci si arriva l'ombra. Ho passato un codice ieri, si è visto. No, non ho visto, che codice? No, Guazza, ottavo mese e Hype Train. E Hype Train. Era. Buonasera. Il coso delle carte non male, li ottengo. Vabbè. Forte, sera. Bella. Cagare. Questa ottima sbustata. Ok. Ronan. Più due forza per ogni carta che il tuo avversario ha in mano. Dice sera, fortissimo. Ok. Vedete, io non ho ancora il metro di giudizio. Noi impostiamo tutti. Vulture, sei veramente brutto, Vulture. Cioè, lasciatelo dire, ma... Andiamo. Gettoni del collezionista, creditini, potenziamenti per Groot. Cerbero, questo l'ho visto. Questo mi sembra sia una buona pick. Ho visto che ci sono dei mazzi Cerbero. Io lo chiamo Cerbero, ma è Cerebro. Può essere, abbia visto male? Popolo di Snap, carriatemi il treno. Almeno ci si può fare magari qualche mazzo. Ciao Eren, buongiorno a lei. Ma sto tipo anche facendo magari obiettivi giornalieri? Dicevamo. È interessante, ma un po' complesso. Che strano. White Tiger, te che mi fai? Ciao Zug! Livello 3. Ma sei matto, Zug? Penso tu sia uno dei primi a aver fatto il livello 3. Io te ne ringrazio, anche perché non comporta nessun... Grazie di cuore. Con il tuo livello 3 siamo già andati a livello 2, 25%. Grazie mille. Via. Diamo una bella botta a un Storm. Ciao, Leander. Allora. La chiavina. 3-8. The Punisher, The Masher, Taskmaster, Masker, fortissimo. Scusate. Dai, per favore, Knull. Oh! Io voglio fare il mazzo di struzione. Voglio pescare X23, raga. Oh. È che mi manca un boato di carte per fare quel mazzo lì. Mi manca veramente un boato di carte. X23 è una serie 5. Ecco. Grazie Yves per il regalino. Se lo prende Santita. Grazie. Ciao Pastri. Tra un paio di settimane esce la Spotlight con X23. Oh, grazie Fass. Queste sì che sono belle notizie. Vai Iron Man, to. Animated. Animated frame. Ah, frame. Io volevo dire, ma non è che abbiamo pullato...
Oh, questa ci permette con Knull di fa intanto il deck che si voleva. Oh, finalmente possiamo giocare un Destroy e Wolverine. Oh, mi fa molto piacere Yakuz. Sempre piangere. Cosa stavo dicendo? Che non abbiamo fatto una buona pulla. E allora potenziamo anche Baki. Lui potrebbe non essere male in un deck che vuole rompere il cazzo, eh. No? In giocata. Ok, va bene. Ma la Tarli insegnate a piangere? Sì, è la mia materia. Cioè, Cugna che vi insegna a vincere. E io che vi insegno a piangere. Sì. La mia materia si chiama mistificazione della realtà. Cioè, vi insegna come far intendere alla gente che si è perso per una axata, quando in realtà si è perso perché si è incapaci. E devo dire che sta funzionando. Sono un maestro in questo. Questa sarebbe una bellissima clip da parte dei miei hater. Vi do assolutamente la liberatoria. Vi firmo virtualmente la liberatoria. Io, Francesco Luigi Pardini, nato a Livorno il 31-7-90, vi autorizzo a utilizzare questa clip per materiale interno. Va bene? Vai, così abbiamo fatto anche un po' di servizio civile oggi. Abbiamo aiutato un po' le categorie protette. Allora, io direi, siamo a 275, siamo ridiventati poveri. Però abbiamo sbustato Venom. E Knull. Mi fermerei qui. No, giusto lui, vai, 200, vai, Colossus, facci vedere i muscoli, Joelle. Vai, giusto per prendere potenziatori qui. Ah, Deadpool, no. Si può fare un abbozzo di Destroy, secondo voi, ora? O ci manca ancora tanta roba? Dice buff, secondo lui si può. Ci abbiamo Carnage, Deadlock, Venom, dai, Wolverine. Non abbiamo X23, però oh. Gianlu, se te sei categoria protetta, guarda, lascia fa. Te sei un numero uno, sei un VIP vero. Puoi, ma perdi un sacco. Chinotto, ma io ho cominciato già questo giro 2 settimane fa. Non mi puoi trattare come uno ci deve aver mazzo. Strabomba, piano piano. Ovviamente relazionato alle nostre possibilità. Controlla il negozio e il collezionista. Andiamo subito. Perché ora effettivamente di bigliettini ce ne abbiamo. No, 1100, né? Ci sono granché. E che vola piglio? Sto giocando Marvel Snap. È un gioco di carte per computer, chiaramente, della Marvel. Gianlu è fighissimo. Sì, andiamo nel tracker, si va a vedere il tracker cosa ci dice, no? Allora, vediamo un po'. Trova mazzi su Untappd. Io voglio fare il Destroy, però.
Aspetta, gli metto Owned. X23, puoi pinnarla se ti interessa. In che senso pinnarla? Spiegami. Ma se ce lo facciamo da noi il deck no, eh? Ciao Dralei. Vai nello shop di gettoni. Ecco, no, spiegatemele queste cose, ragazzi, perché io non... Mi dici qua? No. No. Sbagliato. Non ho ancora familiarizzato, dico la verità. Le carte di negozio ruotano, puoi fermarla finché non hai i crediti. Pensa a te. Qui? No, non ho capito, ragazzi. Su qui. È la terza opzione. Qui. Ok. Ah, non l'avevo vista. Eccola qua. È nuova carta fra 5 ore e 22 minuti, ragazzi. Noi non penso che ci si fa 5 ore a farsi mila. Ah, il pin. Ah, godo. Carta fissata. Bravi, ragazzi. Grazie. Ecco, vedi? Mi avete insegnato. Adoro. Perché mi dà, eh? Sempre buggato. Allora, via. C'è un po' di ripulisti, eh. No, questo è quello che sto giocando. L'Union un po' più di... Mi fanno tutti cacare. Ah, io! Primo mazzo non si scorda mai. Via, morto. Odino, White Tiger, via, morto. Marvel, via, morto. Ok. Allora, ci sta, Fass, hai ragione anche te. Seleziona abilità, distruggi. Allora, noi dobbiamo metterci dentro Deathlock, Wolverine, quello fico, Carnage. Ciao Simone. Venom. Null. Ho visto Gino anche con Nova. Questa fa? Anche questa non è male, però non so se la riesco a mettere giù. Troppi tre. C'è Venom, Deathlock, Nova e Killmonger. Ah sì, Killmonger, dai. No, Angel... Ok, allora come curva ho 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 6, mi mancano 4, 5. Yondu distrugge l'avversario di carta, non è che... Per carità, per un'apertura. Sabretooth, c'ho troppi 3 forse. Ah, la carta distrutta da Yondu va nel counter di Death? Di lui? Ah, non l'avevo mica capito. Eh no, beh, allora sì. Pensavo solo a quelle che distruggevo del mio mazzo.
No, e allora Yondu tutta la vita, anche perché ci piace, fa buono, poi una 1 ci vuole. Allora anche Shang-Chi, ragazzi, che peraltro è una 4, ce la possiamo permettere. Intanto metterci anche lui. Manca un cinquone. Infatti ho aperto la pagina 5. Sì, lui se lo gioco dopo Venom è ottimo, se no no. Vabbè, proviamo Task. Anch'io ero o per visione o per prof. Visione comunque non è male, eh. Great task, esatto. Vabbè, dai, proviamo task, ma se mi... Vediamo cosa succede. Ti faccio vedere Gobbats. Proviamo. Se riesci a usare nulla T5, tasca T6 e oro. Ma come faccio? Dovrei calarmi il costo. Ciao Antonino, grazie del settimo. E allora. Brumalber, godo. Non ho cambiato deck. Grande! Non ho messo il destroy. Vabbè, questa ce la possiamo vincere così. Dopo turno 5 più 2 il vecchio mazzo. Vabbè, io pompo tutto di là, che è incrementale. Mi sa, effetto un timo qui. Riuscissi a metterci Odins. Ah no, che è una scoperta. Il Mongers. Allora io faccio così. Ciao Silic. Quando vuoi Silic, figurati. Qui lui non fa un affare perché piglia più uno. Io piglio più due, vabbè. E qui si va a fare questo. Così io metto due carte lì, dovrei, come dire, sigillare il campo di destra. Un po' di culo, magari. Un po' tanto culo, ragazzi. Potremmo andare decisamente peggio. Ok.
Lo sapete che la tigre andrà su inondato, vero? Se no la metto a sinistra. E poi ci rimetto Dino. Così ci metto un'altra carta, guadagno anche un più uno, piglio un più tre. Dai, sì, preferisco. Tanto mi riparte Yondu. Mi riparte anche Yondu, vabbè, che culo. O se no metto Odino direttamente nel mezzo. No, va bene, dai. Così magari si vince anche qui. 8, 16, 24. Più altri 4, 28. Lui metterà un'altra carta qui. Lui gli piglia più 3. Si rischia di perdere. Se no faccio Killmonger e Groot. Io mi spacco lui che è un 7, però gli spacco lui che è un 7. E Forge anche gli spacco. Mi conviene di più. Non voglio rischiarmi dove va la tigre. Mi conviene di più, paradossalmente. Qui però perdo l'uno. No, no, giusto. No, 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 Killmonger, dai. Perdo 7, ma... E do un rinforzino a Groot nel mezzo. Perché poi distruggendogli due carte a discapito di una mia, non gli faccio partire Ant-Man. Ecco, questa non me l'aspettavo, ragazzi. Dai, che carta è questa? È la prima volta che la vedo. È la prima volta che la vedo. Vabbè, tanto ti cazzi. Allora, abbiamo detto Destroy, vai. Fa sempre molto piacere, proprio abbiamo sempre culo. Allora, le carte che costano 4, 5, 6 non possono essere giocate. Allora, ora ci devo un po' prendere la mano, figlioli. Vabbè. Bene, volevo distruggere con Killmonger, ma non distruggere un cazzo con Killmonger. Vabbè, qui, ma scusate, Deathlook di qua è brutto. Wolverine tutta la vita e poi si fa Carnage. Sperando che non mi vada a sinistra Wolverine, perché lo devo distruggere. Buon. Allora, null l'abbiamo preso. Mi garbano, ma si destroy, raga.
spaccassi... Scusate, spacco tutto qui, no? Sì, sì, snappa, snappa, stronzo. No, null dopo. Io faccio Venom, spacco tutto, mi si rigenero ulteriormente Wolverine potenziati e poi null dopo. E spacco anche il Kimmogger, tanto non mi spacca nulla perché non sono distruttibili queste, quindi vado. Ah, è l'ultimo turno, merda, no! Come l'ultimo turno? Vabbè. Mi sembrava il quinto, ragazzi. Mi sono confuso. Mi sono proprio confuso. Se no, chiaro, sì, null. Mazzo nuovo, raga, ci devo prendere la mano. Poi vabbè, ovviamente Cosmo, se no ci si faceva uguale, ma... Missioncine, dai. No. Se non avessi fatto Cosmo, avresti fatto più punti con Venom che con nulla. No, ma infatti, intanto, vabbè, chiaro. Le carte posizionate qui hanno meno uno forza. Vabbè. Quanto è bella questa carta, ragazzi. Se fa questa, ottiene più energia al prossimo turno. Vabbè. Qui, in questo caso, mi conviene fare un Deathlook o un Carnage? Un Deathlook. Eh sì. Ah, fermi, non ho messo i tracker, ragazzi. Lo mettiamo subito. Ce l'ho, ma non l'avevo attivato. Che succede? Ah, ecco. Wongo. Stai molto calmo. Domanda. Barz e poi Carnage, secondo voi è una buona giocata? Cazzo, Venom più Sabre ce l'avremmo, eh. Ciao Capra! In un campo casuale e mi finisce sempre lì. Ma non sto togliendo carta a destra, semplicemente ho più... Ah, è vero, perché questo... Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato, ragazzi, perché a destra... Mi sono sbagliato. Perché mi sembrava il campo dove chi ha più forza prende 100, invece chi possiede più carte. E allora ho fatto una cazzata, certo. Grazie, Capra.
giusto? Mi ricordavo che chi ha più forza prende 100. Allora sì, questo è proprio lo... Raga, è un mazzo tutto nuovo, devo un po' capire, eh. Umiltà. Sì, Roberto, no, ma ho proprio capito male il campo. Ciao Santo, ma come si permette Twitch di non farmi rinnovare? Grazie Santo, grazie il ventesimo. Grazie mille a tutti, raga. Come vedete si fa un quarto degli spettatori quando facciamo Snap. Non è il nostro, ma presto lo diventerà, perché godo. Sokovia, sì, guarda che culo. Dateci però una supportata, magari, se vi va, con un abbonamento, un Prime, un livello 1, un regalato, perché insomma ho anche shoppato 100 euro di roba prima. Mi ha scattato una realtà, ma vabbè, quindi in Sokovia non ci possiamo già andare. Andiamo già in Sokolovia. Bene, non c'è male. Sembra un buon avvio. Sunspot, io la vedo giocatissima. Ma mi fa cagare. Dipende dal deck, chiaramente. Direi Baki qui e poi dopo si va a fa Venom e poi Sabre. Sedite, bimbi. Avete fatto bene a farmi mettere sabre. Che Killmonger potrebbe non essere male. Sì, lo so che mi uccido Yondu. Presidente? 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 Un anno e mezzo, presidente? Vabbè, qui Dead Center. Ci stava anche Killmonger. Chiaro. Mai avuto dei dubbi. Ma se io snappo, no? E gli sparo null nel mezzo. Che bene o male è un 14, cazzo. Farà Odino lui a destra. Giusto, Tatsumi, dai. Grazie, Fas. Non posso non supportarti, io ti ringrazio. Vabbè, lui va a aumentare tipo l'unico campo dove non avevo intenzione invece. Cioè, ma sei 11 a 2, no? Ma che cazzo vado a farci io lì, secondo te? Ciao, Lord Grantham, grazie del 14. Come va? Molto bene. Cioè, molto stanco, tantissime robe da fare, ma molto bene, ragazzi. Mi garba un monte il mazzo destroy a me. E non è ancora perfect form. Oh, stasera alle 18 ci facciamo best of 3.
Dopo che giochi una carta qui, la sua forza raddoppia. Boh, ci va a mettere Yondu. Vabbè, tanto meglio di nulla, va. Seguiamo Cosmo. Non è male. Lui si rinasce, quindi Wolverine a sinistra. Ecco, ma Dio delle città. Che palle. Lui sposta e poi quindi sposterà nel Santa Santorum e mi... Che palle. Ciao Azra, no, niente, niente, figurati. Questa parte dopo, ovviamente. Che partita di merda. Che non potendo distruggere non posso potenziare nulla. Questa è proprio una merda, eh. Vabbè, Alox, sti cazzi, più in cubo, chi muore, dai. Non posso potenziare nulla, esatto. L'hai detto davvero. Ma si fa un filotto. Scrivo per raccogliere per sottotitoli per dopo. No, facciamo che le raccogliamo a chi viene live. E che cazzo. Vengano live. Esco due carte. Ah, mi piace come idea. Grazie Ref. Ref, raga, è stata un'aggiunta ai moderatori clamoroso. Bravissimo Ref. Gli abbiamo segato Dino. Pesca una carta. Vabbè, qui si parte a pescare. Ciancina. Metterei giù Wolverino. Che palle lui, oh. Non so se mettere giù Nova e poi Carnage. O giù lui e poi dopo spacco con Carnage che mi ritorna in mano a zero e potenzio null. Mi sembra una giocata migliore.
Io l'ultima carta che ho giocato è Carnage, va bene? Che mi è una 8. Se giocassi Taskmaster, che non lo voglio giocare, mi entra come 8, giusto? Non posso giocare Yuki, devo giocare per forza Pink questo turno. Potrei anche fare Killmonger, eh. Mi spezzo un 3 ma potenzio nulla. Mi devo anche muovere. Ciao Chommy. È arrivato un po' tardivo, però è arrivato. Odino gliel'abbiamo segato. Lui fa Wong e fa due tigri, che mette le White Mink e fa due tigri, e vanno tutte e due qui. 8, 8, 16, 20 più 6, 24. Io se faccio qui dovrei vincere uguale. No, anche sinistra. Però sinistra, se lui mi parte due tigri e col culo e ciò finisca di qua, è peggio. Grazie, Chommy. Capito, bimbi? Noi qui gli abbiamo predictato la giocata. Non era difficile perché gli abbiamo segato Dino. Abbiamo visto Wong. Se le due tigri mi vanno di qua, sono 8 e 8, 16. Più 3, 19, più 2, 21. Io con null perdo. Se invece di qua, anche lì va il caso peggiore nel destra, vinco. Poteva snappare, sì. Si poteva snappare, si poteva snappare. Vabbè. Si poteva snappare, sono d'accordo. Sì, ora poi a Poli, a Atrix, gli altri li scrivo, ma non voglio dare... Cioè, raga, non sembra che io abbia cominciato a fare Marvel Snap per puppare della luce riflessa degli altri. Io neanche lo sapevo che partiva la pill di Marvel Snap, ora pensate. Pensavo che fossero sfasate. Comunque questo fatto che Yondu sega e potenzia nulla è folle, eh. Vabbè. Medusa. Lui c'ha un mazzo pull 1-2, sembra. Questo non è un effetto alfa alla scoperta, quindi... Però lui sì. Quindi andiamo a mettere qui. Tipo, anche questo è ottimo per nulla. O no? Venom lo famo dopo. Dopo faccio Nova Venom. Ce l'ho Allox. Eccolo qua, Yondu. Allora. Perché non me l'ha
Ah no, giusto, perché non è Killmonger. Questa me la gioco dopo che è 1-0. E potenzio nulla. Questa è una alla scoperta, non killa Nova. Vabbè, ah, perché io qui pensavo di dare più uno e più uno con Nova. Vabbè. My bad. Però posso fare questo e questo. Anche lui qui ci piazza una carta, sicuro. Vedi? Non ho ancora la velocità di ragionamento campi deck con questo deck che ho appena cambiato. Vediamo. Non mi è perso, però. E invece ha vinto. No, è perso. Perché 18 lui? Non era 5-5-2. Ah, ma c'è il 6 livello a merda lì. Va bene, sì, no, ma questo è giustamente persa. 3D. Dexter, però rinforzavo null, ma perdevo un campo. Capito? Perché comunque distruggevo Venom, che è un 9. Tu hai già snappato. Dopo che giochi una carta qua, viene aggiunta una copia alla mano dell'avversario. Non glielo darei Yondu, ti dico la verità. Seguiamo White Queen, Lucida Forge. Vabbè. Killmonger. Può essere bellino Killmonger. Potrei fare Nova, Forge, poi il prossimo turno gioco Killmonger, spacco tutto, compreso il suo, Killmonger mi piglia più 2 di Forge. Potrebbe essere un'idea. Se no, gioco Wolverine. Non ho né Deathlook, né Venom, né Carnage. Non riesco a spaccarmi le carte, cazzo. Vabbè, io spero di pescarne una, poi vediamo. Preparo intanto il campo per quanto punto a vincere destra e sinistra a sto punto. Perfetto. Che merda però, raga.
Allora, io gli posso potenziare, aiutarlo a potenziare lui, farlo arrivare a 10 e poi distruggerlo con Shang-Chi, non questo turno dopo, sfruttando questo campo qua. Quindi tipo facendo Forge. E Killmonger, così lui pesca 2. Sì, probabile che arrivi il dinosauro. Se lui mi diventasse un 10, maremma ladra. Io lo Shang-Chi-o via. Vabbè. Lui è l'ultimo a pompare il campo centrale. Io guarda, so se fare un banale 1-2. Ti preoccupare, Tele. Perché tanto se metto Shang-Chi nel mezzo sono punti buttati via. Gli ammazzo il Devil, Dinosaur, ma... Poi non riesco ad andare sopra Munger più Collector. Quindi l'unica play mi sembra onestamente questa. Guarda, snappo pure, perché secondo me... Come fa a buttare un altro dino, scusami? Ah, tu dici che ne ha un altro perché se l'è copiato con Moon Girl? Ce lo dovrebbe avere di mano iniziale. Sarebbe proprio merda, eh? Null. Dai, ma come null in questo mazzo? No, null in questo mazzo, no. Preferivo dino, almeno aveva un senso. È il mio. Come il mio? Perché il mio? Ah, l'ha preso con Mantis. Ah, che culo di merda. Che culo. Stanno andando tutte giuste oggi, eh. Sì, sì, era il mio, era il mio. Ha fatto Mantis e ha pescato esattamente... L'unica carta che gli serve. Pazzesco! Che culo! Immagina pescare con Mantis null contro un mazzo Destroy. Cioè, che bello! Ecco. Vabbè. Poteva andare peggio. Abbiamo forse quello che ci serve. Forse. Nova. Tanto si piazza. Poi si fa Wolverine. Dopo il quinto turno, le tue carte distrutte vengono rianimate in questo campo. Ma che bellino, mi cosa. Medusone, vabbè. Dopo che giochi una carta qui, il campo si riempie con delle sue copie. Peccato non c'ho più Wolverine. Però farei Carnage qui, scusate. No! Vabbè.
No, in realtà va benissimo. Pensavo si riempissero gli altri campi. Ok. Vabbè. Ho sbagliato, ma vabbè. Che culo. Ho letto male. Il campo si riempie le sue copie. E allora era da metterci Venom. Diventava un incrementale. Vabbè. Lo so che Venom a destra è devastante, ragazzi. Facciamolo, va. Che poi mi si rianimano tutte nel mezzo. Allora, diciamo che per il campo di destra potenzialmente siamo tranquilli. Sì, se avessimo null, Allox si calava un null da 80. La fa questa tizia? Ecco, io non... Sapete che... Questa l'avevo già letta. Non la capisco. Vabbè, nulla è arrivato. È vero, perché sono state distrutte dal primo campo. Un nulla a 91 potrebbe non essere male. Non lo so, eh. Così, a sentimento. Un null da 91, non male, ragazzi. Non ho snappato abbastanza presto. Boh, mi garba tantissimo sto deck. È proprio bellino da giocare, mi piace proprio, mi diverte, che poi alla fine è quello che cerco. Ok, Carnage, Null, Shang-Chi. Tutte le carte costa 6, hanno il costo di 8 e 1. Ok, quindi si può fare Null turno 5. Va bene. Quanto è bellino Bucky Barnes, ragazzi, mi garba da morire. Ciao Ryusaki, buonasera, benvenuti. Si snappa? No, aspettiamo un attimino. Ci ha pensato lui. Bisogna fare Nova Venom. Non è che guadagni chissà cosa. Però devo distruggere. Ora lui sarebbe un 10.
domanda. Ciao Ginger, secondo me è benino. Non so se piazzarcelo davvero. Nulla, me lo tengo comunque per l'ultimo turno, anche se cosa 5. Ok, cacca spanata, grazie. No, pazzesco. Bravo, però che culo, dè. Cioè, facciamo sempre la carta giusta al momento giusto, porco due. Comunque, secondo me, correggetemi se sbaglio, perché siete voi gli edulcorati di Snap, no? Con X23 nel motore, sto deck qui potenzialmente va molto più veloce. Stiamo trovando solo Ultron, ragazzi, sì sì. Ma io c'ho da riscattare tutte ste robe? Che schifo. E non ho preso. Non ho preso roba, oh. Non me ne ero accorto. Boh. Anche Deadpool dite sia importante. E non ce l'ho. Guarda, Miss Marvel, non mi ricordo Fass. I have to be honest, non mi ricordo. Io voglio un qualcosa che mi dia una bella botta. Ma a me il Destroy, ragazzi, piace, eh. Cioè, Albi, non vorrei cambiarlo, ti dico la verità. Però lo vedo anch'io che manca qualcosina, eh. Crediti. Io ho capito, per carità, si sale anche, però si sale per sbloccare carte. Se prendo le carte... infatti Roberto Laureo, guarda, sono qui che aspettiamo di poter sbustare proprio quella robina lì. Brood! Mi sembra odio, sì. Si trovasse... Si trovasse Maremma ladra proprio... Proprio Deadpool.
Qui c'è Deadpool. Dio, ma... Però gli assomiglia, è il cugino lui. Mi faceva ridere. Scusate. A me un pochino ha fatto sorridere. Sì, che schifo, vero Zeus? Buongiorno Pado, Deadpool è stato l'ultimo che ho trovato. Perfetto. Questo è proprio un incoraggiamento. No, ah, no. Dai che fa pochino, c'è la chiave. Grazie Antonino, è un intervento molto, come dire, forbito il tuo. Boh, sa più crediti, namo. Missioncine giornaliere, completa missioni giornaliere, vinci dei match, questo mi piacerebbe. Gioca carte con effetto continuo, non ne ho molto. Vabbè. Ciao Marchino, boia! Aliot c'è la chiavetta dopo. Questo è il nostro, ragazzi. Se riuscissi a pescare Wolverine. È mezza villa a casa sua, macchina. Ma non peschiamo bene, come puoi vedere. Signor Zeus. Cioè, io ce lo metto anche Carnage qui, ma... Figlio più 2, dopo c'ho 5. Che mi gioco? 5? Vabbè, facciamolo, tanto. Si potenzia nulla, male male. Cazzo me ne fo di Angela? Il budello di tua. Una merda. Vabbè. Ecco, se io metto questo lì e viene distrutta, mi ci nasce il soldatino dietro, no? Ciao Xella, no esatto, comunque sto aspettando i tuoi 50 abbonamenti. Anche Nova qui in realtà non è male. Però... Oi oi, Werewolf, quanto mi sta sul cazzo. Sta veramente sulle palle. Ragazzi, Xella oggi mi ha mandato 6 minuti e 59 di audio, Devo nulla. Se metto prima Deathlok e poi Killmonger, mi ci rimane. E prima lui distrugge tutte. E poi arriva Killmonger. Ci sta. Falco. Cazzo fa? Green Goblin. Prima volta che lo vedo. Grazie, signor Green Goblin. Dio delle città.
Nulla a destra, figlioli. Né che possa fa. Non ho proprio altre play, perché nel mezzo un po' più giù. Se lui gioca a sinistra mi pompa null. Esatto, tebata. Guarda, ti dico la verità. Me la sento. Dall'alto della mia inesperienza. Come perdo. Sono sicuro, Allox, che un modo lo troveremo. Te l'ho detto, come perdi? Così. Come perdo? È molto semplice. Teone! 3 anni! A spizzi e bocconi! Come stai? Mi sono perso, ragazzi. Che cazzo di carta ha giocato? Cioè, il Silver Surfer di me. Ma mamma mia, veramente. Ma andate a fanculo. Teste di loia proprio. Come stai, Teonji? Non ci si sente più come un tempo, però io lo sai che... Ma sto love stus chic? Cioè. Gli effetti alfa alla scoperta sono raddoppiati. Allora direi che mi sembra un'ottima idea distruggere 2 carte al nostro avversario. Siuski? Siuski? Ovviamente, gli abbiamo preso Wobbin. Però fermo, no, Wobbin li abbiamo distrutti, non è... Beh. Ok. Dov'è il mio Killmonger? No, Alpha. Alla. Io li chiamo Alpha. Mi sono stronzo. L'ho messo un po' male, diciamo, con il tempo, Teo. Non ho visto cosa gli abbiamo segato. Che fa lui? Si invecchia, eh? Raga, non so se fare Venom a destra o farlo a turno 5 e crea un Baki. Che cazzo è questo? E non hai fatto un affare, secondo me, eh?
Vediamo se perdo la 37esima partita dove snappo io. The Void, questa è la carta proprio di mezza, eh. Converrebbe tutto sinistra. No. Perché ho paura che lui in Hotel Inferno lì faccia robe. Trinky Winky. Lala. Se distrugge i null, se distrugge i void, null prende meno 20. Ecco, questa cosa non la sapevo. Vabbè, sì, è vero. Speriamo di no. Vabbè, allora basta che lui faccia una robina al di là di Hotel Inferno. Io ho perso. Easy. Non sei un vero problema di snap. No, per niente. Però attenzione, perché lui qui ci sta pompando. Ma vinci uguale. Pensavo che lui fosse solo... Lui non fosse... Acquisisce la forza, ma guadagna. Che cambia, capito? Ok. Quindi funziona così. Se tu snappi, perdi. Ok. Raga, mi manca la conoscenza. Ah, ma io c'ho da prendere... Mi manca la conoscenza di queste interazioni al volo. Sono in quella fase dove sto salendo il gradino e... Faccio un po' più fatica, però... Ci sono sintonizzato. Vabbè, nel mezzo ci si proverà a mettere null ultimo turno. Da fa sta tizia, vi? Vabbè. Che culo di merda. Questa diventa 3, 7, 8. Se distruggo questa diventa una 6. Vabbè, dai, 8 è già meglio, sì. Perché prima Carnage? Se l'ultimo turno si può giocare lì. Null'ora è un 5, cazzo, non ho distrutto una sega. Questo è potenzialmente un 8. Giusto? Hai ragione, Albi, è vero. Prima Sabre, prima Carnage e poi Venom. Poi cose, poi Venom. Così prendevo anche il più 6. Vedi, non sono... Shang-Chi qui è inutile. Sono veramente molto legato, purtroppo. Mi piace la giocata che ho fatto.
Nulla è inutile. Qui è vero che sono 8-2, però lui c'è il raddoppio, capito? Sì, sì, avevo capito, Yuki. Buono. Lui non poteva pomparsi il Devil Dinosaur, perché chiaramente... non mette giù carte. Devo fare prima Carnage e poi Venom. Eh sì, assolutamente. Lui il quarto turno sposta tutte le carte in un campo. Vabbè, tanto va di Yondone. Ciao KG, detto Kilo. Grazie al Prime, benvenuto. Aspetti Alfa scoperta, sono raddoppiati. Quindi tipo lui invece prende più 2, piglia più 4. A metterlo nel mezzo, no? Che è un effetto alfa raddoppiato. No, invece piglia sempre 2. Si attiva 2 volte, però per definizione è un effetto che serve con altre. Buhi di Hul, no. Deve fare Bahi e Venom qui. No. Ah no, Bahi è 2, niente. Killmonger bellissimo, spacca tutto. Gli spacca tutti gli scoiattolini. Perdiamo anche Yondu, ma... dopo. Merda, quel campo di merda. Ho sbagliato. Vabbè. Ho sbagliato, ragazzi. È vero, il Bifrost sposta tutte le merde a destra. Beh, che il campo di destra l'ho vinto. Però... cioè, se io ora uso Killmonger, gli faccio un favore perché poi lui può mettere al posto di due squirrel il queer roba, eh. Quindi alla fine io ho fatto una puttanata, ma anche lui l'ha giocata male. Me la giocherei quasi all'arma bianca nel mezzo. Venom e sti cazzi. Buttiamo via un sacco di forza. Ci sono tanti turni dove non si... se lui mi fa Odino nel mezzo. Più 8. Più 8 ce l'ho anch'io, però... glielo pareggio e perdo. Speriamo non abbia pescato Odino, ragazzi. Vabbè. Ha avuto il culo di pescare 2 volte Central Park. Vabbè, su 4 volte ci stava. Si butta via un sacco di forza residua, perché ci serve X23. Se ci avessimo X23...
ad occhio penso che potremmo andare. Ci avanza 2, ti join a 3. Ti avanza 1, ti join a 2. Buttiamo via un sacco di energia. In più lì ho sbagliato con il Bifrost. Sono un po' distratto oggi. Vabbè. Grazie, capo. Qui Killmonger sarà divertente. Esame senza preparazione, Trinky. Prima l'università. Poi lo sai, io ti vorrei vedere a giocare, però. Ci sono delle priorità, non fa cazzate. Killmonger me lo posso giocare poi. Se trovo qualcosina in spacco, magari. Direi di no. Cioè, lui c'ha tutti i mazzi uno. Cioè, lui Killmonger, ragazzi, lo... Sapete cosa? Shang-Chi non lo caliamo mai. Io però snappo. Vedete, anche ora è avanzato 2. Oh, Carnage di merda. Brutto che non si è pescato. Taskmaster c'ha la potenza dell'ultimo, cioè lui è un 6. Giusto, ragazzi? Lui ora mi piazza una roba nel mezzo. Ah no, è vero, l'ultimo era Killmonger, vabbè. Beh, lui ha fatto pena, eh. Victory. Taskmaster non mi convince, Shang-Chi non mi convince, abbiamo bisogno di Deadpool e di X-23 tutta la vita. Facciamo l'ultima, dai, siamo a 69. Sempre un piacere, ma... Poi ci si vede alle 18 oggi, best of 3 contro di voi. Così mi alleno un po' anche per la premier di domani. No, ma non voglio cambiare per ora, Fass. Dopo ogni turno, nel caso ci sia più di una carta su questo campo, distruggile tutte. Beh, questo è un campo che ci aiuta, eh.
Tipo ci metto Baki. Però ce lo metto dopo. O forse non ce lo metto proprio. Vedete, ci sta sempre fra le palle. Lui è lui, ma... non... che se ce lo metto ora mi viene sì il soldato, però poi lui mi ci rigioca sopra e me lo distrugge. Vabbè, dai, forza. Posso mettere nulla? Sì, due pure in fila. Si chiama davvero Rock Slide. Cioè è il mio deck Rock Slide. All'ultimo turno Bahi a destra vince il campo per forza. No, a sinistra volevi dire. Rock Slide flinch, esatto ragazzi. Vedi, anche ora avanza 2. Ci... abbiamo una curva del mana che non... allora, lui si è copiato Wild Mask. Vabbè. C'ho meglio da... da un paio di settimane. Si è fatto una pescata, ragazzi, veramente terrificante. Allora, a destra non si può giocare, si può giocare solo nel mezzo, praticamente lui andrà a giocare a sinistra per distruggere tutto. Shang-Chi veramente inutile qui. Il vibrano non viene distrutto. Raga, che vi devo dire? Io non lo sapevo di questa cosa del vibrano, se no io avrei cercato di pescarla anch'io per fa uguale. Io il campo centrale non lo vinco mai. Bom! Va bene, abbiamo fatto comunque un enorme passo avanti oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento dopo alle ore 18, ci vediamo con le best of 3, voglio fare un po' di best of 3. Grazie Fast, grazie mille a tutti voi, ci vediamo dopo allora, dai, scappo, mi metto a lavorare a delle grafiche per altre robe. Un bacetto.